Rimaniamo sull'emergenza legata comunque alla pandemia con il nostro ospite. Bentornata alla dottoressa Paola Bernieri, delegata dell'area sociale della Croce Rossa nella capitale. Buonasera, buonasera. E allora, dottoressa, il problema purtroppo è legato ancora una volta al disagio sociale che colpisce le donne, in particolare in questo periodo storico, una situazione aggravata dalla pandemia. Sicuramente. Allora, direi che sicuramente la categoria che veramente immediatamente salta all'occhio come più colpita dalla pandemia è proprio rappresentata dalle donne, soprattutto dalle donne con bambini. E come abbiamo notato anche parlando di semplice disagio economico, le donne sono state le prime ad aver perso il lavoro e questo lo dobbiamo a diversi fattori. Allora, il lavoro femminile sicuramente tende ad essere più facilmente lavoro precario e lavoro nero. E non dimentichiamo le difficoltà che si sono trovate ad affrontare le donne nel corso della pandemia, donne che per andare a lavorare avevano la necessità di poter lasciare i bambini a scuola e si sono trovate in alcuni casi, in tanti casi, e ne ho incontrate veramente tante, a doverlo lasciare il lavoro perché non sapevano come lasciare i bambini. Donne che appunto avevano invece lavori per esempio nell'ambito delle pulizie delle mense, cooperative, tutte le donne che a Roma fanno lavori legati al turismo e si sono trovate senza lavoro. A questo va ad aggiungersi il problema in crescita della violenza domestica. E è un altro dei dati che salta agli occhi. E noi abbiamo un numero verde della Croce Rossa nazionale che raccoglie appunto le richieste di aiuto a tutto campo. Il numero verde della Croce Rossa raccoglie le richieste che possono essere appunto le richieste di sostegno alimentare o di consegna farmaci, ma anche di persone, di donne che chiamano perché si trovano in una situazione. Dottoressa, lo vogliamo ricordare il numero verde, però il numero verde è 800 06 55 10. È un numero attivo H24 7 giorni su 7 e si può chiamare per qualunque richiesta d'aiuto. Si ricevono anche chiamate per un supporto psicologico, per appunto segnalare anche casi di violenza domestica, casi di grosso disagio domestico. E appunto, come vi dicevo, è un problema in crescita, dovuto anche sicuramente, anzi molto collegato anche al disagio socio-economico che si sta vivendo in questo momento. E all'interno di una famiglia che si trova ad affrontare un grosso problema economico, magari legato alla perdita del lavoro, molto più facilmente si possono verificare casi di abuso e di violenza. Dottoressa, tra l'altro è nata, no, una nuova vostra avventura proprio per difendere le donne che sono in difficoltà, le donne più fragili, ma anche ovviamente i loro figli. Questa novità, questa nuova avventura si chiama Casa Penelope. Sì, Casa Penelope in realtà nasce nel 2016 per accogliere donne migranti con bambini. In seguito abbiamo avuto una struttura dedicata a donne con gravi disagi e con bambini o vittime di violenza in provincia e abbiamo deciso invece di trasferire la struttura in una zona centrale di Roma. Questo per facilitare il percorso di inclusione delle donne che ospitiamo, cioè la nostra non è una semplice accoglienza, noi accogliamo donne che hanno bisogno di
ritrovarsi e di autorizzarsi a ricominciare una nuova vita, quindi magari attraverso la formazione, dei percorsi formativi o anche proprio riuscendo e aiutandole a ritrovare e a ridare valore a quello che sapevano fare. E molto spesso è anche necessario accompagnarle in un percorso di ricostruzione anche del loro ruolo genitoriale, del rapporto tra mamma e bambino, le situazioni di grande disagio, che siano legate a un disagio sociale, un disagio dovuto magari a un percorso che ha portato la donna in difficoltà a confrontarsi con le tossicodipendenza o nei casi di violenza domestica. La relazione genitoriale mamma-figlio ha bisogno di un accompagnamento e devo dire che è molto bello vedere questo percorso di rinascita, poterlo seguire. È veramente un riavvicinarsi piano piano a una nuova esistenza. È veramente un ridarsi valore. E, insomma, è questo, diciamo, il nostro obiettivo e siamo veramente felici di questa, come giustamente le ha detto, questa nuova avventura. Grazie. Grazie, dottoressa. Insomma, ricordiamolo comunque che poi attraverso il numero verde c'è anche la possibilità, di avere informazioni per, avere un sostegno da Casa Penelope. Un sostegno da Casa Penelope o un sostegno da parte dei volontari, perché anche, o dai volontari o dalla struttura di Croce Rossa, anche in un percorso che possa portare una persona che decide anche di affrontare e di prendere coscienza e consapevolezza di essere in una situazione di violenza domestica e di poter essere accompagnata e supportata all'interno di questo percorso. E il nostro riferimento per quanto riguarda gli accessi alla casa passa sempre attraverso i servizi sociali del municipio, la questura, il tribunale, non sono ingressi diretti. E mentre comunque noi ci stiamo sempre più orientando nell'accompagnare le donne che incontriamo che in grandi difficoltà nel loro percorso di uscita dalle situazioni di violenza domestica nelle quali si trovano. Le donne che decidono di affrontare questo percorso sono molto sole, Grazie, assolutamente. grazie dottoressa. Sicuramente torneremo ad approfondire questo tema, purtroppo sempre d'attualità. Grazie, buonasera a voi.